L'assemblea diocesana è stata convocata dal vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, in vista degli orientamenti pastorali 2014-2016 che saranno consegnati il prossimo 6 settembre. L'incontro si è aperto con un minuto di silenzio per tutte le vittime del terrorismo e della violenza perpetrata nel nome di Dio. Dopo la presentazione delle sintesi dei lavori di gruppo che si erano ottenuti tra venerdì e sabato presso il seminario vescovile, è stato il vescovo Pietro Maria Fragnelli a tracciare alcune linee e indicare alcuni percorsi possibili a partire dai grandi eventi che la Chiesa vivrà nei prossimi mesi: il Sinodo sulla Famiglia, il Convegno Nazionale di Firenze, l'Anno Santo della Misericordia che avrà inizio il prossimo dicembre in tutta la Chiesa. Tenerezza, misericordia, giustizia, i percorsi indicati dal Vescovo per allietare sempre la Chiesa e dunque la società. Costruire la Chiesa locale significa realizzare un'esperienza di casa, di famiglia, dove tutti si sentono veramente a casa, sia quelli che hanno belle famiglie, sia soprattutto quelli che non hanno famiglia, che non hanno alle spalle. E in questo modo quella casa diventa anche ospedale da campo, nel senso che permette a persone che sono lontane o che sono ferite per tanti motivi della vita di essere curati, insomma, Cristo come farmaco, no? I sacramenti come farmaco, come guarigione. Tutto questo è possibile nella misura in cui i protagonisti, cioè il popolo di Dio, i battezzati, davvero si impegnano a camminare insieme, a suonare una musica che li veda tutti sintonizzati nell'unica orchestra. Perciò ci auguriamo che questo linguaggio, forse piuttosto semplice, ma è il linguaggio che convince, il linguaggio che tutti possono capire, il linguaggio che fa grande anche quel comunicatore che si chiama Papa Francesco.